davvero incalzante il cartellone della nuova proposta di teatro amatoriale del Mancinelli di Orvieto. Sabato 5 maggio sarà la volta della Compagnia del Cantico, che propone una commedia brillante dal titolo Ho sposato sette donne. Siamo andati a fare conoscenza con gli attori protagonisti. Vediamo. Ogni figlio dell'azienda sarà nelle mie mani. Ho già la direzione tecnica, commerciale, contabilità e acquisti e... Avrò anche la maggioranza del pacchetto azionario. Il potere assoluto, il genio in me, io sono uno dei tanti imbecilli che crede di essere quello che non è. Violina, cosa fai qui in ufficio? Perché ascolti le stupidaggini di quest'asino? Ma io veramente... Shh. Ci prego, non dire niente, è ancora in stato confusionale. Ora credi di essere torquato. Ma il dottore non è ancora arrivato. Vi presento la Compagnia del Cantico, della quale sono immeritatamente presidente nonché semiregista. La nostra compagnia è nata qualche anno fa, nel 2006, grazie. Abbiamo messo in scena praticamente due musical, quindi noi fondamentalmente abbiamo fatto solo musical. E la compagnia, che si compone di una 35ina di persone in totale, tra quelli che aiutano dietro le quinte e quelli che stanno sul palco, praticamente in questa compagnia ci sono molte persone che non avevano mai recitato, perché nel musical c'erano molti cantanti, c'erano diversi ballerini, ma attori effettivamente non ce n'erano moltissimi. Per cui questa per noi è un po' una sfida, è una sfida venuta fuori dal caso, perché non avendo potuto ottenere dei permessi per, a livello SIAE, per fare alcuni musical che avevamo in mente, abbiamo deciso di mettere in piedi una commedia brillante. E allora si metta sugli attenti e tremi come tremavano i romani. Ma qui siamo a Firenze. Ah sì? E allora tremi come tremavano i fiorentini. Allora cosa fa? Trema o non trema? Ah, ho capito. Lei trama, non trema. Ma non avete nessun rispetto per me. Fate silenzio! Caro ragioniere, venga, venga! Venga pure avanti, su, coraggio, non si intimidisca! Sa che lei è l'unica persona onesta di questa fabbrica. Laboriosa, intelligente, un impiegato esemplare. Sì. Un lavoratore indefesso. E anche, mi permetta, un po' fesso. Il nostro spettacolo è una commedia brillantissima di una autrice fiorentina, si intitola Ho sposato sette donne, e praticamente è la storia di un industriale che a casa sua ospita, oltre alla moglie, anche la madre di questa e tre delle sorelle della moglie. È malato, quindi per una serie di motivi riceve in casa dei visitatori che per un malinteso sono convinti che lui sia deceduto prematuramente. Da qui nascono tutta una serie di gag esilaranti e incomprensioni che poi porteranno al finale, dove arriverà anche il marito di questa suocera invadente. Non vi svelo ovviamente tutto, perché se no non venite a vederlo. Noi invece vi aspettiamo. Siamo numerosi per il 5 di maggio alle ore 21 al Teatro Mancinelli. Com'è che si diceva in quella trasmissione? Votate, votate, votate. Ma non è questo l'importante. L'importante è esserci. È una bellissima manifestazione. Noi siamo orgogliosi di farne parte. Mi hai permesso qua? Venga! Commenta tu. Io ci volevo dire che io non ci volevo neanche andare lì a